Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Oggi siamo su Redfall, o per meglio dire, voglio provare Redfall perché è stato letteralmente sommerso dalla critica e voglio capire il perché. Sembrava essere un titolo, diciamo, caruccio o comunque abbastanza godibile, soprattutto magari in multiplayer, però ho sentito diverse opinioni in giro che veramente lo hanno affossato, non so, forse ingiustamente, e quindi voglio effettivamente provarlo io personalmente e dare la mia opinione. Allora, cominciamo. Il cecchino dall'occhio zombie. Jacob Boyer, corvo, velo e fermo a cuori. Eve con fucile spettrale, usa il mirino per agganciare i nemici, quindi spara per infliggere danni. Velo, attiva il dispositivo velo di Jacob rubato alla Bellwether per nasconderti ai nemici. Attaccare disattiva velo e rende Jacob nuovamente visibile ai nemici. Corvo, ordina al corvo di volare in avanti contrassegnando i nemici. Tenendo premuto Z, il corvo scansiona i nemici intorno a te, restando appollaiato sul braccio di Jacob. Jacob si muove come un fantasma. Dopo anni trascorsi come cecchino nelle forze speciali, è passato al settore privato, entrando a lavorare per la Bellwether Security. È così che è arrivato a Redfall, dove un incontro con dei vampiri supremi gli ha donato strani poteri e la compagnia di un corvo spettrale. Cresciuto in una famiglia adottiva, Jacob è abituato alle situazioni difficili, ma i subdoli vampiri dell'isola lo spingeranno oltre i suoi limiti. Layla Ellison o Ellison. Ascensore. Evoca un ascensore psichico che ti proietta in aria. Ombrello. Evoca un ombrello psichico che blocca i proiettili nemici e alleati. Premi Z mentre l'ombrello è attivo per scatenare un'esplosione psichica che danneggia i nemici. Ex vampiresco. Chiedi un favore al tuo ex ragazzo Jason, che il caso vuole sia un vampiro. Studentessa indebitata dai poteri psichici. La mente di Layla è un'arma telecinetica, giunta a Redfall per frequentare l'università locale, dopo essersi offerta volontaria per un losco studio medico della Avenum, ha ricevuto alcune delle straordinarie abilità psichiche dei vampiri, ma senza la loro brama di sangue. Doveva laurearsi in scienze biomediche con una tesi sulla meccanica vascolare, tutto con l'obiettivo di aiutare il prossimo. Ora, grazie ai suoi poteri speciali, Layla si ritrova a lottare disperatamente per salvare i sopravvissuti rimasti tra le ombre di Redfall. The Winder, Dev Crusley. Elettrolancia. Scaglia un'elettrolancia contro i nemici o le superfici per creare una trappola di fulmini che folgono i nemici vicini. Traslocazione. Lancia un segnalatore di traslocazione verso cui puoi teletrasportarti premendo X una seconda volta. Gli alleati possono usare il portale che ti lasci alle spalle per seguirti. Lampada UV. Usa la telecamera altamente modificata di The Winder per generare un potente lampo di luce UV che pietrifica i vampiri e fa barcollare i nemici umani. Dev è un cacciatore di criptidi e fantasmi famoso su internet. Originario del Regno Unito, ha passato anni a documentare l'occulto e l'ignoto. Giunto a Redfall per promuovere il suo ultimo libro, Come un uomo falena verso la fiamma, Dev si ritrova intrappolato, senza la possibilità di trasmettere in streaming per i suoi fan. Nell'affidarsi alle sue invenzioni eccentriche per confondere ed eliminare i nemici, rimane scioccato quando scopre che finalmente i suoi dispositivi strampalati funzionano. Tra il terrorizzato e l'affascinato, Dev cerca un modo per lasciare l'isola, o almeno per connettersi a internet. Remedios Remy della Rosa. Carica di C4, lancia un dispositivo esplosivo che aderisce ai bersagli e alle superfici. Una volta innescato, premi X per farlo detonare. Sirena, ordina a Bribon di distrarre i nemici vicini rendendosi un bersaglio e assorbendo i danni. Mobilitazione. Crea un punto di raduno in cui tu e i tuoi alleati recuperate salute nel tempo. Remy ha dedicato la sua vita a salvare la gente nelle aree colpite da calamità, ma i vampiri sono decisamente un altro paio di maniche. In qualità di ingegnere militare laureata all'MIT, Remy, accompagnata dal suo robot prototipo Bribon, è stata una scelta ovvia per addestrare la guardia costiera di Redfall in ricerca e soccorso con assistenza robotica. La maggiore tra i suoi fratelli, Remy sente di dover essere un punto di riferimento, una protettrice dei più deboli, su cui tutti possano contare. Sfrutterà la sua esperienza tecnica e tutte le a sua disposizione per aiutare le persone intrappolate sull'isola, a eccezione dei succhiasangue. Ok, questi sono i nostri personaggi. E io sinceramente, a me piace come estetica, mi piace Jacob e credo che probabilmente
entrerò con Jacob. Quindi seleziona l'eroe, difficoltà crepuscolo, luce del giorno, mezzanotte, eclissi. Completo il gioco con una difficoltà qualsiasi per sbloccare eclissi. Un passo falso e ti dissangueranno. I nemici sono micidiali. Beh, mezzanotte direi che... direi che mezzanotte è quella migliore come difficoltà. Bene, entriamo. Ciò che è successo a Redfall è colpa mia. Doveva essere un bel posto. Quando sono arrivata, pensavo di aiutare. Dicevano che una goccia del mio sangue poteva cambiare tutto quanto. Salvare la gente dalla malattia. Persino dalla morte. Nessuno sarebbe stato lasciato indietro. Sarebbe stato un mondo perfetto, una cornucopia. Che sciocca. Erano dei mostri. Hanno preso più di una goccia. Hanno preso ogni cosa. Ora, il male sta inghiottendo questo posto un pezzetto alla volta. Quando la gente si è resa conto di cosa succedeva, era già troppo tardi. Ora si scannano a null'altro. Implorano i mostri di risparmiarli. Alcuni si nascondono, per paura. E sperano inutilmente nei soccorsi. Altri hanno provato a fuggire. Ma i mostri hanno bloccato ogni loro tentativo. Non c'è via di fuga. Non si pensa che le cose possano precipitare. Finché non succede. E allora? È troppo tardi. Ma... alcune persone stanno provando a resistere. Credo possano salvare questo posto. C'è soltanto una cosa che glielo impedisce. Una città intera, piena di vampiri. Non puoi sfuggirmi. Nessuno lo farà. Appartenete tutti a noi. Gli altri vi vogliono morti, ma io vi voglio qui. Vivi. Posso usarvi. Thank you.
Non rivedrai mai più la luce del sole. Ok. Andiamocene da questa bagnarola. Allora, finché c'è ancora luce. Intanto direi che forse c'era possiamo immaginarselo che non ci avrebbero lasciati andare. Direi che possiamo abbassare i volumi che sono estremamente elevati. Ok, ora dovrebbe andare meglio. Allora, devo dire che graficamente, essendo un prodotto Bethesda, forse mi aspettavo qualcosa di più. Se devo essere onesto, però boh, andiamo avanti. Vediamo, molti si sono lamentati più che altro del accidenti. Era il capitano che doveva portarci via dall'isola. Riposa in pace. E più che altro la cosa a cui si sono lamentati molti è stato l'intelligenza artificiale, soprattutto dei nemici. Quindi vediamo un po'. Una ventina di anime confermate, pronte ad andarsene da questa maledetta isola. Quasi tutti incolumi, qualche ferito. L'incontro è stabilito per mezzanotte. Darò il controsegnale prima di salire a bordo. Remi. Devo dire che il mouse è molto instabile. Ma probabilmente quello è a causa della sensibilità del mio mouse, quindi ci sta. Dobbiamo rifornirci di scorte mediche. Non sappiamo cosa ci aspetta. Ci sono praticamente tutti morti. Qui ci sono le scorte mediche. Tieni premuto Q per curarti consumando una delle tue scorte mediche. Signor Sayer, l'ho vista sbirciare nelle mie finestre e accostare l'orecchio alla mia porta sul retro. Quello che crede di sapere non è che una minima parte di ciò che sta per accadere. Può restare a Redfall, scoprire la verità, diventare uno di noi, un intoccabile. Oppure c'è l'alternativa, ma non credo che le convenga scoprire di che cosa si tratta. La aspettiamo. Un'arma. Ora si ragiona. Gentile signora Moreau, capisco che non abbia notizie di suo marito da 10 giorni, ma sono sicuro che ci sia una spiegazione. Parli con i suoi colleghi e amici, che sia fuggito con qualcuno, chiedo scusa, ma sono avvocato divorzista, o che si sia ubriacato e sia finito nell'elica di un peschereccio, non dovrebbe essere necessario ricordarle che i documenti legali devono essere firmati in tempi ragionevoli. Spero di vedervi entrambi al prossimo incontro, con i documenti firmati. Ovviamente, se gli fosse successo qualcosa di terribile, sarebbe tutta un'altra questione, che riguarderebbe la polizia di Redfall. Cordiali saluti, Matthew Harrison Garnett III, avvocato. Combattimento di base, premi left mouse per sparare e tieni premuto il destro per mirare, R per ricaricare se possiedi le munizioni, se provi a sparare con un'arma scarica la ricaricherai automaticamente. I ripari aiutano negli scontri a fuoco, ma non contro i nemici che ti attaccano corpo a corpo, per questo continua a muoverti per allontanarti, se si avvicinano troppo premi F per eseguire un attacco corpo a corpo. Ok, possiamo chiudere dei tutorial, quindi abbiamo la pistola, possiamo ricaricare. Qui non possiamo salire, ovviamente. Niente più vie di fuga per loro. Prendici per abbassarti e muoverti sotto. Lo sprint è al solito shift, qua ovviamente è chiuso, va bene, quindi dobbiamo andare di qua. Nessuno può lasciare quest'isola, non così. Tanto l'acqua è tipo con un effetto stranissimo, giustamente, l'ho fatto apposta.
Abbiamo due pistole praticamente, una con un mirino verde e l'altra col mirino rosso, ma sembrano anche leggermente diverse forse. Anche se però penso che in realtà vengono considerate nello stesso modo. Qui non si può fare nulla. Ok, qui l'abbiamo sbloccata. Ah, siamo tornati praticamente qua indietro. In caso di emergenza, Tess, se si mette male o restiamo separate sul traghetto, ecco cosa devi fare. Vai alla macchina, prendi la pistola e le munizioni dal vano portoggetti. Sì, ho una pistola, scusa se non te l'ho detto. Raggiungimi sul ponte di osservazione a livello inferiore. Se non puoi, resta dove sei, vengo a cercarti io. Se siamo ancora separate quando raggiungiamo il continente, a quel punto i telefoni dovrebbero funzionare. Mandami un messaggio. Se dovesse succedere qualcosa, pensa a salvarti. Ti voglio bene, mia cara sorellina. Stai attento. Chiave del ponte del traghetto. Quindi, in teoria... qua non possiamo andare. Qui è tutto bloccato. Aiuto, mio figlio è scomparso. Everett Doyle, età 10. Visto l'ultima volta mentre lasciavo il festival del raccolto insieme a una persona non identificata. Indossava jeans, maglia a maniche lunghe e strisce gialle e verdi, scarpe da ginnastica blu. Il suo cappello alla pescatora preferito giallo. Descrizione, 1,55 m, capelli biondo rossicci, occhi verdi, lentiggini, una voglia che va dal mento alla clavicola. Per favore, se lo vedete usate la nostra parola d'ordine, zaino, così si fiderà di voi. Ma qua dobbiamo rompere il vetro. Ma come lo dobbiamo rompere? C'era qualcos'altro da prendere qui? No. Cioè posso sparare al... forse? Infatti. Quindi questo stesso discorso lo posso fare anche magari... Che diavolo sta succedendo al sole? Oh, ma l'audio non si è sistemato, porca miseria. Madonna, è fortissimo. Oddio, anche se qui Dio c'entra poco. Sole nero. Cioè, scusa, ma le impostazioni audio non ho capito, cioè... cioè, devo metterli ancora più bassi? Cioè, veramente così devo giocare? Ok, siamo ufficialmente usciti. Beh, graficamente è abbastanza pulito, devo ammettere, comunque. Cioè, nel senso, probabilmente anche perché sto giocando a impostazioni molto elevate, quindi lo potete tranquillamente notare. Ma, ecco, a parte il pesce che si glitcha nel terreno... in mente di fare. Forse è meglio evitare la gente del posto. Combattere o nascondersi. Muoviti furtivamente per aggirare i nemici in sicurezza. Non farti avvistare, abbassati per ridurre il rumore che emetti. Correre e scattare, attira i nemici nei paraggi. I nemici sono sensibili anche agli spari, alle esplosioni, agli allarmi, alle giostre, agli strumenti musicali, alle finestre che si infrangono. Quando un nemico ti intuita, puoi sfuggirgli interrompendo il contatto visivo. Tanto la torcia la possiamo spegnere. Ah, quelli sono i nemici. Oh, cazzo. Nessuno può sfuggirci. Chiunque tu sia, hai fatto un errore. Sapete cosa fare? Portateci qualcuno da offrirgli. Chiunque vogliate. Amici, colleghi. Oddio, guarda come si muovono. Sono tutti bloccati, guardali. Consegnate qualcuno e avrete un posto garantito tra noi. È l'offerta dell'uomo ombra.
Finite con questi container. Poi controllate il traghetto. Ok, li abbiamo superati. Sto fumo rosso probabilmente mi farà danno. Quindi mi sa che dobbiamo fare attenzione. Ma anche i movimenti comunque sono molto... Cioè, il gioco strutto... Allora, graficamente devo ammettere che sì, pulito, però guarda, cioè... Anche le texture che sembrano tutte di Pongo. Capisco che anche lo stile grafico, che effettivamente è uno stile un po' più cartunesco probabilmente, ma... Sinceramente lascia un po' a desiderare. Ho attirato qualcuno, mi sa. Seguace dell'uomo ombra. C'è qualcun altro. Ma qui posso passare? Perché mi vedono forse. Quanto vorrei una sigaretta. Oh oh, qua sopra è un problema però. Ok, di vedere non mi vede, fortunatamente, però... Cioè, potrei sparargli, ma allarmerei gli altri. Vorrei farlo girare, ma... Ok. Vuoi vivere qualche minuto in più? Ok. Se non ti trovo io, ti trovano loro. Fidati di me. Beh, l'ho one shottato in testa, quindi almeno questo è abbastanza reale. Cazzo, tutto questo casino per niente. Ti ho trovato. Questo non me lo dovevi fare. Che volato. Uscile ha fatto un volo pazzesco. Aspetta che ti trovi l'uomo ombra. Ma scusa, è rimasto là dietro il nemico? Che sta facendo? Tutto sgombro. Cioè, veramente è rimasto tipo lì fermo. Ora, ok. Ok, ragazzi, questo effettivamente un po' mi ha inquietato. Se devo essere sincero, mi ha un po' inquietato. Ah, qua c'era addirittura la cosa per far esplodere tipo la bombola. Ma scusami, io ho preso un fucile. Ah, ecco, vedi? Esatto. Vabbè, per il momento direi che possiamo andare. Razzi di segnalazione. Forse è una trappola. O a qualcuno serve aiuto. Scusa, è qua? Perché... Ah, aspetta. C'è... No. Ah, l'attacco corpo a corpo. Sì. Vero, perché si può fare l'arma corpo a corpo. Cioè, l'attacco corpo a corpo. Che a questo punto io in realtà l'attacco corpo a corpo. L'hai fatto sbattere la testa su ogni gradino, imbecille. Ecco, lo mettiamo con il tasto. Così. Guardala, non respira nemmeno. Secondo me era già morta. No, no. Un attimo fa era decisamente viva.
Come fai a saperlo? Perché si vedeva. Mi dispiace, ok? Vuoi che provi a rianimarla? Sul serio? Non capisci neanche se uno sta respirando e ti vuoi mettere a fare il medico? Pensavo potessi ucciderla alle spalle, invece non c'è questa. Forse quelli chiusi nel bagno di sopra. O loro o noi, giusto? Uomo ombra, scegli me. Uomo ombra, un, due, tre. Questi li dovrò ammazzare, mi sa, giusto? Beh, è stato abbastanza easy. Ah, per il momento addirittura solo nemici. Ma elimina tutti i seguaci dalla stazione dei pompieri. È poco più avanti. Beh, dobbiamo fare un giro. Ecco. Gioca a modo 2. Puoi infiltrarti nella stazione dei pompieri in diversi modi. Occupati dei fanatici, entra dal garage principale, sali sul tetto, scassina la serratura sulla porta del, la porta del retro. Anche salire sul tetto sarebbe una cosa. Non c'è modo di andarsene. Basta vedere sotto. Se troviamo qualcosa di utile, ci daranno di nuovo il sangue. Sa, potrebbe. Oh! Che fretta c'è! Mi hanno visto. Nessuno va da nessuna parte. Ma per andare sul tetto, probabilmente devo comunque passare da qua. Salire sul tetto potrebbe essere la cosa più intelligente. Qua c'è tipo benzina. Non trovo nessuna salita per il tetto. Minchia. Questo proprio me lo sono trovato di faccia. Poverino, si è visto il la vita passare davanti. Là ce n'è un altro. Però strano che non ci sia la modalità per poterli prendere alle spalle, tipo. Inutile girarci intorno. Se non ti scelgono, sei cibo e basta. È buono la mira. La mira è ottima. La mira è veramente fatta bene in realtà. Fermiamoci a ricaricare. Provare la trans di sangue. Tra l'altro ci sono anche i danni che spuntano alla proprio RPG. C'è forse qualcuno che mi sta vedendo perché si è illuminata la barra gialla. Ah, le cose le prende anche da solo. Basta che mi avvicino. Ah, ecco, vedi, da qua si sale per il tetto. St-
Strano che anzi non ci siano persone sul tetto. Madonna, cioè oddio, carina la, l'entrata di effetto che poi ho fatto una scivolata pazzesca senza sapere cosa, ma... ma è stato un po'... è stato un po' particolare in realtà questa doppia uccisione. State tutti bene? Ehi, sì, siamo qui dentro. Li hai... i fanatici sono ancora qui. Non posso aprire la porta finché non se ne andranno. O finché non moriranno. Morti sarebbe meglio. Ci hanno tolto la corrente. Abbiamo dei feriti qui. E hanno un succhiasangue nel sotterraneo. Rispondono tutti a quell'essere. Vuoi aiutarci? Eliminare i vampiri. Stai per affrontare il tuo primo vampiro. Le armi convenzionali non possono ferirlo temporaneamente. Possono ferirlo ma non ucciderlo. Ti servirà un'arma in grado di trafiggere. Quando un vampiro è gravemente ferito diventa vulnerabile. A quel punto puoi avvicinarti e premere il tasto laterale del mouse per trafiggere il cuore riducendolo in cenere. I vampiri possono essere eliminati anche in altri modi che scoprirai, come con il fuoco o poteri speciali degli eroi. Quindi devo prendere un oggetto che... un oggetto contundente. O comunque un'arma bianca, un coltello, mi serve qualcosa, no? Non siamo soldati. Non possiamo affrontare quei fanatici. Forse c'è ancora qualcuno di vivo. Oppure in realtà il vampiro lo posso eliminare lo stesso, non ho bisogno dell'arma. Eccolo, è lì. Ah no, ecco, vedi? Ah, vedo, fucile a pallettoni. Ah, ecco perché io vedi nel fucile. Niente più vampiri. Giustamente io nel fucile c'ho il la baionetta, tipo. Oddio, devo ammettere che il combattimento un po'... è sbloccato la prima abilità di Jacob, Corvo. Tieni premuto 0 per ordinare al Corvo di contrassegnare le minacce nei paraggi. Lascia Z per lanciare il Corvo in avanti. Ok, questa è quella che abbiamo letto all'inizio. Posso spendere il punto abilità qua, quindi abbiamo un punto abilità. Jacob può trasportare più grimaldelli e kit. Eccolo qua, Corvo. La capacità delle munizioni è aumentata. Sì, direi per il momento questo. Così ho almeno più proiettili. E quindi se io non avessi avuto l'arma... tipo se io, cioè, se io avessi sparato con le pistole, quello che è... ecco fatto. Così va meglio. Non ci sarei riuscito ad uccidere il vampiro.
Non ci sarei riuscito perché non lo potevo impalare. Quindi lo lasciavo stunnato e poi scappavo, me ne andavo praticamente. Carina la meccanica del... I fanatici se ne sono andati? Potete uscire, li abbiamo fatti fuori tutti. Dei potenti vampiri hanno respinto... Oh, niente, non... Ma cosa, un prete tutto tatuato? What the fuck? La donna incinta sempre? Quello sembra il Gue Pequeño là sotto. Sembra il Gue Pequeño. Quindi questi erano dei superstiti che sono rimasti lì. E questo forse diventa un quartier generale? Cosa diventa? Stanno risistemando tutto. Bisogna scoprire chi comanda. Andiamo a conoscere la gente del posto. Ok, questo lo possiamo togliere. Infatti ora qua per esempio la pistola non ce l'ho più. Vedi, questa è probabilmente diventata cosa, la mia stanza. Quindi è diventato tipo una sorta di quartier generale, mi sa, veramente. Ciao, come va? Boyer, giusto? Sono lieto che tu sia qui. Mi sa che sei l'unico. Non voglio pensare a cosa sarebbe successo senza il tuo intervento. A nome di tutti, grazie infinite. Mi chiamo Terence Hunt. Sono un medico. Lavoravo all'ospedale di Redfall. Assisto tutti qui. Malati, feriti e chiunque abbia bisogno di cure. Se ti servono scorte mediche, chiedi a me. Ma prendi solo quello che ti serve davvero. Ci sono altre persone che ne hanno bisogno tanto quanto te. Hanno preso il controllo dell'ospedale quasi subito. Come se l'avessero programmato. Ah, scorte mediche. Ok, quindi io posso prendere scorte mediche in cambio di soldi. Alcuni dei tuoi alleati alla stazione dei pompieri gestiscono scorte di rifornimento presso le quali puoi spendere supporto per rifornirti oggetti utili come scorte mediche, grimaldelli, kit di ricablaggio e armi. Fai loro visite tanto in tanto, poiché il loro inventario cambia nel tempo. Puoi ottenere supporto raccogliendo scorte o smantellando armi. Lavandino. Cosa dovrebbe servirmi? Ah no, niente, sono tipo le interazioni queste qua random. Arrivederci. Arrivederci anche a lei. Ma forse devo prendere... No, non le devo prendere le scorte mediche. Quindi smantellando armi, per cui io posso... Ecco, tipo dotazione, no? Se io guardo dotazione. Confronto equipaggio... Ecco, smonta. Ecco, posso fare così praticamente. Ecco, e questo qua lo possiamo smontare. Abbiamo anche i bodyguard alla porta adesso. Non mi parla questo tizio. Comunicato dello sceriffo. Qui c'è l'armaiolo, c'è Gue Pequeño. Ciao. Di ciao, Joe. Reverenda Eva, sei una donna? Jacob, giusto? Sono felice che tu sia dalla nostra parte. Sono la Reverenda Eva. Piacere di conoscerti. Sembrava un uomo, sinceramente. Mi dispiace che le circostanze non siano delle migliori. Prima di tutto questo eravamo al rifugio per senza tetto. Comunque sia, qui mi occupo dell'organizzazione. Invio spedizioni in cerca di scorte, viveri, persone da salvare.
A volte trovano qualcosa di utile. Controlla il baule di tanto in tanto. Quello che ci trovi dentro è tuo, se a noi non serve. Sapevo che della gente era scomparsa, ma dovevamo fare più attenzione. Serve a violare un dispositivo vulnerabile. Per ora non mi interessa. Ok, quindi qua ci sono gli oggetti smarriti che posso recuperare. Vabbè, questa è la classica introduzione praticamente. Anna e Joel Guns. Jacob, eh? Cosa hai fatto all'occhio? Non chiedere. Beh, siamo in debito con te. Io sono Anna e questo è mio marito Joe. Hai incontrato uno di quei mostri, vero? L'unico modo per ucciderli è trafiggerli al cuore con un paletto. Esplodono come fuochi d'artificio. Per i pazzoidi invece bastano le armi normali. E di quelle ne abbiamo da vendere. Il paletto è gratis, ma le mie armi dovrei guadagnartele. Mi dispiace. Non le dispiace. Per niente. Comunque, piacere di conoscerti. Mi mancano i miei cani. Esplora l'armeria vicina ad Anna. Buona caccia. Scusa, vabbè, è questa l'armeria, giusto? Sì. Bello questo. Il mitragliatore. Ma questo c'è anche di livello 2. Questo è figo. Ok, e praticamente qui abbiamo poi le missioni che possiamo praticamente prendere. Personalizzazione eroe. Hai ricevuto un nuovo paletto che puoi usare per personalizzare l'arma. Per personalizzare le tue armi. L'equipaggiamento. Ok, quindi si possono. Ah, ok, vedi, qua già ce l'abbiamo. Ci sono munizioni. Comunque si vede il paletto che tecnicamente. Eccolo qua, vedete paletto. E abbiamo praticamente le skin dei paletti. Ok. Missioni principali. Non so come abbia avuto inizio. Non mi importa. Quando siamo arrivati sembrava che fosse già Halloween. Strade deserte, fuochi che ardono, cose che spiano dalle finestre. Il secondo giorno si sono mossi. Mi hanno preso e portato via. Sono svenuto. Mi sono svegliato col sapore di sangue in bocca e questo uccellaccio. Era meglio l'inferno e la schiena spezzata. Ma non decido io. Non posso tornare alla Bellwether. Nessuno verrà ad aiutare questi civili. Alcuni di noi hanno provato a lasciare l'isola a bordo di quel traghetto, ma i maledetti succhiasangue hanno ucciso il sole e prosciugato il mare. Sembra una cosa uscita dalla Bibbia. Ci sarà qualche posto dove trovare delle scorte. Non resta che darsi da fare e cercare qualcosa di utile. E magari salvare qualche idiota. Ora basta parlare. Andiamo. Beh, la trama ovviamente è abbastanza basic. La classica trama, anzi, in questo caso ci sono i vampiri e non... Ci sono dei vampiri e non gli zombie, perché solitamente le trame del genere sono quelle degli zombie, no? Usa la mappa di Redfall per orientarti e raggiungere gli obiettivi. Premermi per aprire la mappa. Ok. Ok, questo classico già lo sappiamo come funziona. Abbiamo la mappa, vedete? Qui abbiamo stazione dei pompieri e qua dobbiamo procurare delle scorte per la stazione dei pompieri. Quindi se io esco, giustamente ora mi ritrovo nella mappa aperta. Bello. Qui giustamente hanno la luce UV, in modo tale che i vampieri... Erano della Bellwether. Per illustre luoghi in cui gli elicotteri si sono schiantati.
Siete bambini che mi chiamano disperatamente. Quindi posso posizionare l'indicatore qui, qua, a uno alla volta. E a voi serve che io stia bene. Ah, è comodo che c'è l'indicatore. Se vuole spaventarmi, deve fare di meglio. Io sono l'uomo. Trova la tua strada. Esplorando troverai numerosi percorsi che si dipanano per Redfall. Per raggiungere gli elicotteri abbattuti potrebbe essere meglio percorrere una via indiretta. Usa la mappa per posizionare i tuoi indicatori in modo da orientarti con più facilità, o segui punti di riferimento evidenti come il fumo che si innalza dagli elicotteri. Vabbè, ovviamente ci sono diverse strategie che si possono utilizzare. Vampiro. Scusa, anche di giorno? Anche di giorno si trovano i vampiri? Ah, ma non ho munizioni con questo. Si può anche frugare tra le macchine, vedo, perché lì per esempio... Bagagliaio chiuso. Viola kit con... Ah, viola col kit di ricablaggio. Ah, qua posso fare il... Pistola lanciarazzi. Qui devo fare attenzione perché gli allarmi giustamente attirano i vampiri. Ecco perché c'è il kit per violare. Ecco, vedete, là ci sono gli umani. Cos'è che vogliono? La trans. La trans. C'è una vampira. Quindi questi qua sono esseri umani che si sono praticamente alleati con i vampiri. Devo fare attenzione. Perché gli spari allarmano, giusto? Quindi dobbiamo fare attenzione. Ovviamente abbiamo preso un bel po' di roba. Un luogo storico di qualche tipo. Potrebbe essermi utile per orientarmi. E tipo sono i punti di interesse questi, giusti? Hai sbloccato un punto, i luoghi storici, sì. Tipo i punti di interesse. Cervello di gallina. Respira, Jake. Allora, se io lo tengo qua, mi rimane sul braccio praticamente. Mentre invece se lo mando di là, operatore Bellwether. Scusa, ma io non ero anche del Bellwether, quindi dovrebbe essere un mio amico. Ho una visuale. Era l'ultimo. Oddio, lancia paletti. Spara paletti improvvisati che infliggono danni ingenti ai vampiri e possono finirli da lontano. Scaglia praticamente qualsiasi oggetto lungo e appuntito, coltelli, stecche da biliardo o qualunque cosa tu possa trovare.
Ma quel fumo rosso, che la cosa sarebbe? La rossa non è normale. E infatti, meglio evitarla, va bene. Ma che? Ma è spawnato così quel nemico? Questo bisogna violarlo. Fucile d'assalto di qualità superiore. Farli fuori o andare dritti alle scorte. Non hai sentito la radio? C'è ancora il secondo elicottero. Ma che cazzo? Ok, credo che li abbiamo eliminati. Qui ci vuole un kit che noi non abbiamo. Qui possiamo saccheggiare tutto. L'acqua ha aperto dei passaggi che dovevano restare chiusi. Ascolta, ci servirebbe il tuo aiuto per allestire alcuni rifugi mentre sei in giro. Più posti alla gente per nascondersi, meglio è. E poi potremo servircene anche per riprenderci i quartieri da quei mostri e dai loro maledetti seguaci. I miei amici hanno già gettato le basi in qualche posto, ma come puoi immaginare non sono ancora del tutto sicuri. Se ne vedi uno, attiva la corrente e facci un fischio via radio. Ora va meglio. Quindi tecnicamente questo sarebbe il luogo. Ma questa zona rossa io però non posso scendere. Fede nuziale.
Vedi, mi sembrava tipo che dovessi interagire là, ma invece a quanto pare no. Ok, ah ecco, vedi, il rifugio trovato. Quindi ecco dove mi ha detto di attivare la luce, è lì. Capito. Va bene. Io penso che comunque potrei anche già staccare. Non è stata un'esperienza, diciamo, entusiasmante al top. Diciamo cose che in realtà abbiamo già visto e rivisto un pochettino. Poi vabbè, i combattimenti... Forse un po' deludenti, è vero. Però secondo me per passarsi il tempo, soprattutto gratis su Game Pass, non bisognerebbe, diciamo, sputare troppo nel piatto in cui si mangia. Non lo reputo l'esperienza migliore del mondo, però una sufficienza piena comunque secondo me ci può anche stare. Un bel passatempo e... Quindi forse la critica è stata un po' troppo dura nei suoi confronti. Credo che ci sia stato forse un po' troppo astio o troppa delusione magari. Però di per sé il titolo non è così brutto. È probabilmente semplice e noioso, soprattutto se giocato in più persone magari. Però questo bisognerebbe vederlo anche a livelli un po' più avanzati, cosa che io sinceramente non credo che farò, perché non mi ha entusiasmato sinceramente parlando, per cui direi che va bene così. Comunque l'importante era provarlo, perché ovviamente prima di dire che una cosa fa schifo deve essere provata assolutamente. E detto ciò, Redfall ne vale la pena? Ni. Io direi che per chi ha il Game Pass e lo può giocare gratuitamente, magari si organizza con qualche amico e si passano il tempo, ma ovviamente penso che giocarlo da solo sia una grandissima rottura di coglioni, e per il resto io probabilmente gli darei una sufficienza, un 6, 5 e mezzo, 6 magari. Però direi che ho giocato di peggio, ho assolutamente giocato di peggio. Comunque, grazie per chi ovviamente avrà guardato tutta la mia prova di Redfall. Io come sempre vi rinnovo gli appuntamenti qui sul canale YouTube il pomeriggio solitamente, ma in live su Twitch a partire dalle 21 quasi tutti i giorni. Quindi ci becchiamo alla prossima e grazie ancora. Bye bye.